Non sempre il Covid se ne va senza lasciare traccia. Si parla molto in questi giorni di long Covid. I sintomi principali hanno una prevalenza statistica intorno al 20%. A spiegarlo è il dottor Antonio Cuzzoli, ex primario del pronto soccorso di Cremona, ora in libera professione. Il long Covid è la condizione post-Covid, perché poi noi dividiamo tra long Covid il paziente che apparentemente guarito dalla fase acuta, ma presenta ancora dei disturbi per un periodo successivo alla malattia acuta Covid. Ma esiste anche quel paziente che ha avuto un Covid asintomatico o Fauci sintomatico, quindi con pochi sintomi e pochi segni febbrili, eccetera, che però rimane sintomatico per stanchezza essenzialmente, quindi un'astenia che dura per qualche settimana successiva alla fase acuta della malattia Covid. Ma quali sono i sintomi principali del long Covid? La stanchezza è il sintomo principale, questa astenia, quasi una fatigue, un senso di spossatezza generale, il fiato corto, quindi una difficoltà a prendere fiato, una dispnea soggettiva piuttosto insistente. Alcuni pazienti riportano un dolore toracico di tipo costrittivo, come se non riuscissero bene ad espandere la gabbia toracica nel respirare. Però esistono anche sintomi legati al sistema nervoso. Quindi abbiamo, le vertigini è uno dei sintomi piuttosto frequenti